Buonasera a tutti. Come sapete, io queste lezioni, questo seminario, l'ho pensato in maniera tale da, come dire, dividerlo, non direi in parti, perché appunto le parti immediatamente potrebbero fare pensare ad un tutto, ma li ho chiamati viluppi. Questi viluppi appunto sono delle modalità attraverso cui io cerco di riprendere, presentare in maniera diversa, su diversi livelli, alcune nozioni, alcuni concetti, per cercare in qualche modo di farli interagire tra loro, per cercarli di trasformarli, curvarli, scorciarli e aprirli magari in direzioni diverse. Sono dei viluppi perché quello che sto facendo è un work in progress, quindi è qualcosa su cui sto lavorando e volevo che anche il seminario mantenesse questo aspetto non finito, questo aspetto appunto in progress. E con questa sera siamo arrivati al settimo viluppo e questa sera ne presenterò appunto altri tre, ma ripeto, non significa che con questa lezione finisca il lavoro, tutt'altro, la cosa continua, anche perché il tema, no, affrontato quest'anno da Di Sana Pianta credo sia estremamente stimolante, e ringrazio gli organizzatori per avermi proposto di partecipare anche quest'anno a questa manifestazione, questa bella e importante manifestazione. Il settimo viluppo, dunque, partiamo con quello stasera. Allora, fin qui abbiamo cercato di seguire la creazione di qualcosa come il selvaggio, attraverso una serie di distinguo, separazioni, distinzioni. L'imporsi, cioè, di quello che grosso modo possiamo chiamare un pensiero della binarietà, basato sulla contrapposizione dentro-fuori, alto-basso, umano-non umano, oltre appunto a domestico e selvaggio. Ma le cose non sono così semplici, perché è difficile venire a capo della differenza, o diciamo meglio, è impossibile. Restando nell'ambito che ci eravamo prefissati, dunque, con questo ciclo di lezioni, ci si accorge subito che la separazione domestico-selvaggio, come d'altronde qualsiasi altra separazione, non è mai definitivamente acquisita. Per quanti sforzi si facciano per mantenerla e fondarla, l'elemento altro, il selvaggio, cova sempre sotto la cenere. Non si può mai stare tranquilli, emerge all'improvviso e ci coglie sempre alle spalle. Anche la cosa più alla mano, se solo si lascia la presa per un momento, assume aspetti che non ci saremmo aspettati. E a comparire è finalmente la cosa senza orpelli, nude, dopo l'oblio che l'aveva portata con sé mentre l'utilizzavamo. Ma questo non vuol dire affatto che la cosa si possa cogliere in un in sé definitivo e ultimo, perché ciò che si percepisce immediatamente è piuttosto la sua inaccessibilità. Non si è mai abbastanza nudi. Le cose sembrano così ritrarsi in una distanza siderale, sconosciuta. In nessun caso si finisce con il selvaggio.
non c'è nulla che non presenti un lato riottoso, brusco, scostante. A volte è sufficiente guardare, lasciarci prendere dalla sottile sregolatezza di tutto ciò che è. Spesso si crede che il selvaggio sia fuori, di là, oltre un certo confine, e che sia perfettamente riconoscibile e circoscrivibile. Ma non è esattamente così. Il selvaggio può essere rapido come il balzo di una tigre, o esasperatamente lento come il venire alla luce di una prossimità inimmaginabile. Basti pensare alla scabra estraneità dell'ego, che pure dovrebbe definirci in modo chiaro e distinto. Inoltre, ed è questo il lato inquietante che fin dalla notte dei tempi si è cercato insistentemente di domare, il selvaggio ritorna. Si direbbe pressoché fatalmente ritorna. Il ritorno del rimosso non è che un'ennesima metamorfosi. Per questo non possiamo smettere di farci i conti. Le differenze estrinseche mostrano la loro inadeguatezza. Il linguaggio, i concetti con cui gli uomini fanno fronte al reale, arrivano ad arginare questa potenza incoercibile, sembrano addirittura conciliarsi con essa, almeno temporaneamente, ma non sono in grado di eliminarla del tutto. L'ordine, il giusto mezzo, la differenza empirica, ciascuna partizione, il soggetto e l'oggetto, tutto viene attraversato da una vertigine, che è la differenza in sé, il non coincidere della cosa con se stessa, il divergere e differire da sé di tutto ciò che è. La differenza è selvaggia. Il lampo si distingue dal cielo nero, ma nel contempo lo porta con sé senza potersene districare. Il selvaggio è l'irrompere inquietante di questo fondo sulla superficie. Nella mitologia greca era Artemide, la figlia di Leto e di Zeus, e sorella di Apollo, la dea selvaggia per antonomasia. Agrotere, uno dei suoi appellativi, vuol dire infatti la cacciatrice, ma anche la selvaggia, appunto. È la vergine sempre a caccia sui monti e nelle selve, e che colpisce gli animali selvatici con l'arco. Terribile il suo grido, perciò è detta la fragorosa o la strepitante, che è la Deinè. E come Potni e Zerone, la signora delle belve, la signora cioè dei leoni, dei leopardi, dei lupi, una variante della grande dea femminile, è divinità mediterranea antichissima, dalle origini cretesi e asiatiche, nel culto della quale veniva sentito il rapporto con la natura vegetativa e animale nel suo alterno fiorire ed appassire. Ma degna di nota è anche la sua caratteristica di essere senza madre, madre. Leto può infatti esercitare un qualche potere su Apollo, ma, come dice Pestalozza, nei riguardi di Artemis, la indipendenza di questa dalla madre appare completa. Inoltre, ella è in grado di far tornare i campi coltivati ad uno stato selvaggio, se non le si offrono, per dimenticanza o ignoranza, come si legge nel nono libro dell'Iliade, le primizie. Ma Artemide non è affatto una divinità isolata
nel solo mondo selvaggio. La questione è più complessa perché accanto alle sue imprese di caccia, che sfociano spesso in vere e proprie carneficine, con grande sofferenza degli animali braccati nelle forre, nei precipizi e nei dirupi, colpiti dalle frecce che seminano la morte e il terrore tra urla orribili, Artemide, una volta tornata dalla strage, non solo è la patrona delle arti della caccia e dunque di una tecne, ma si diletta pure al canto delle muse. Anzi, addirittura ne guida il coro. Si tratta innanzitutto di una contrapposizione tra emissioni vocali. Da una parte il grido selvaggio, dall'altra il canto soave. Ma a fare contrasto sono anche i movimenti concitati e scomposti che provocano i massacri da un lato e le danze armoniose accompagnate dagli strilli di gioia delle fanciulle dall'altro. E dunque i monti o le selve e le città, la ferinità e la giustizia. Come dice l'inno ad Afrodite, leggo questo passo, i versi 16 e 20, né mai Afrodite, che ama il sorriso, assoggetta all'amore Artemide, dalle frecce d'oro, che ama i clamori della caccia. A lei sono cari gli archi e la strage delle fiere sui monti, e le cetre e le danze e le alte grida, e i boschi ombrosi e le città degli uomini giusti. Dove si situa allora esattamente il campo di azione di Artemide? Sulla soglia, nel fra, potremmo dire, nello zwischen. Sarà Heidegger in Essere e Tempo ad affermare l'urgenza di una determinazione ontologica dell'essere fra, zwischen, la nascita e la morte. Alla dea appartengono certo le montagne, come attesta l'inno ad Artemide di Callimaco, ma ella non disdegna affatto la città. La si trova anche in quelle regioni dell'interno in cui gli straripamenti di un fiume o la stagnazione delle acque creano uno spazio che non è totalmente asciutto, ma che non è neppure interamente acquoso, dice Jean-Pierre Vernant. In breve, la via di mezzo, il non più e il non ancora, l'indeterminato, l'adiacente, il contaminato, l'antiguo, forse anche il neutro. Sono questi i suoi luoghi elettivi. Coglie bene questo punto sempre Jean-Pierre Vernant e scrive: più che di spazi interamente selvaggi, rappresentanti rispetto alla città un'alterità radicale, si tratta di confini, di zone limitrofe, di frontiere dove l'altro si manifesta nel contatto che si stabilisce con esso, selvaggio e civilizzato, fianco a fianco, per opporsi evidentemente, ma anche per compenetrarsi. O anche detto in altri termini, Artemide mostra la porosità e la prossimità di qualunque polarità. Il richiamarsi dei contrari, il loro convergere in armonia o il loro esplodere in devastazione. Non è un caso dunque che Eraclito, il pensatore per il quale i più non comprendono come le cose solo divergendo da se stesse concordino, vedete,
basta leggere il frammento 51 di Scranz, si sia ritirato a vivere, dicevo, Eraclito, presso il suo tempio, il tempio di Artemide ad Efeso, trascorrendo i suoi giorni a giocare a dadi con i bambini. Non basta innalzare steccati, costruire mura, separare, escludere. Il selvaggio non dorme mai. Per questo gli uomini ne sono ossessionati e si rivolgono agli dèi perché presiedano e custodiscano i confini e veglino sulle zone incerte, dove tutto sembra confondersi e sfociare nel caos. Occorre scongiurare il caos ed il selvaggio ad ogni costo, anche scendendo a patti con esso, certo. Pensate per un momento alle Baccanti di Euripide, che raccontano dell'ostinato e cieco rifiuto di Penteo nei confronti di Dioniso. Il re di Tebe non può sopportare che donne invasate dal dio lasciano le loro case per vagare nei boschi, cacciando e cibandosi di carni crude. Ogni frontiera fra domestico e selvaggio, tra civile e naturale, verrebbe in tal modo compromessa. Ma è solo così che la società può ritornare ad essere come prima. Penteo non lo comprende e per questo verrà squarciato dalle Baccanti, tra le quali sua madre Agave, prima che una calma piena di tristezza torni a regnare su Tebe. Si può leggere la tragedia di Euripide come una concessione temporanea alla mania, finalizzata tuttavia a sostenere la normale condizione subalterna delle donne, in questo caso. E dunque una follia tollerata in quanto funzionale alla conferma, in ultima analisi, dei ruoli sociali su cui si basa la città antica. In altre parole, il selvaggio non si può estirpare, ma si deve saperlo maneggiare con la mediazione del Dio, dei riti, delle norme. Per quanto le donne tebane, con l'arrivo di Dioniso, si inselvatichiscano giocando con serpenti, entrando in comunione con tutti animali selvatici e domestici e stabilendo con la natura una gioiosa, nuova, inedita familiarità, ebbene, nonostante tutto questo, Dioniso resta un dio civilizzatore. Sono labili i confini tra l'ordine e il caos, tanto che spesso non si sa definirli con certezza, da qui la loro pericolosità. Vediamo un ultimo punto tra i tanti riguardanti Artemide. La dea è anche preposta ad accompagnare le giovani al matrimonio e ad assistere parti. Cosa che a prima vista può sembrare strana, considerando la fiera castità di Artemide. Si mostra qui un altro contrasto, un nuovo toccarsi di opposti. Ebbene, il matrimonio è un'istituzione civile, ma per la fanciulla rappresenta un radicale cambiamento di condizione. Nella prima notte di nozze, l'atto sessuale è visto dalla Vergine con apprensione. È il selvaggio che irrompe nel familiare. Si tratta di una sorta di caccia violenta e brutale, ma è anche al tempo stesso la domesticazione di un atto che, lasciato a se stesso, nelle due alternative disordinate e selvagge, rispettivamente di sfrenatezza sensuale e ostinata negazione di ogni contatto fisico, impedirebbe di fatto l'integrazione sociale. Sarebbe cioè radicalmente incompatibile con la città. In termini analoghi, il parto
che è innanzitutto per la donna una prova dagli esiti incerti, un'altra battaglia, che peraltro attesta, no? Con le grida, le urla, il dolore che l'accompagnano, l'aspetto animalesco e selvaggio della femminilità, è la nascita di una nuova vita. E Artemide ha cura di tutti i cuccioli che difende e custodisce, anche dei cuccioli umani. Ora, attenzione, non è tanto il matrimonio, no? Che conduce la Vergine, che introduce in qualche modo la Vergine, che fa sì che la Vergine entri finalmente nella vita civilizzata. È proprio il parto, perché attraverso il parto la Vergine, quella che prima era Vergine, diventa madre e si dimentica la condizione che viveva precedentemente. Uno stacco netto tra il prima e il dopo. Dal canto suo, il nuovo nato è un selvaggio, estraneo al contesto sociale, legato alla madre da un legame naturale e al padre da un legame sociale. Anche in questo caso, farlo crescere significa letteralmente addomesticarlo con l'apprendimento del linguaggio, l'educazione, il riconoscimento delle leggi, affinché diventi un membro riconosciuto della città. Ebbene, tutti questi passaggi cadono sotto la giurisdizione di Artemide, tra le cui prerogative, dunque, vi sono anche quelle che riguardano le norme e le procedure religiose e civili che permettono di inglobare il selvaggio e di renderlo per quanto possibile innocuo e adatto alla vita sociale. Per il piano di pensiero che abbiamo visto imporsi a partire quantomeno dal Neolitico, il selvaggio è l'inassimilabile. Il resto che permane e a cui sono rivolti i continui sforzi per tentare di togliergli il veleno. Lasciarlo fuori o assimilarlo. Sono queste le due possibili soluzioni. In ogni caso si tratta di una forma di dominio. Va da sé che questa rigida separazione parte da una contrapposizione che teme l'altro e lo considera con sospetto. Piuttosto interessante è partire dagli estranei che noi siamo, vale a dire dall'ammissione che siamo estranei a noi stessi. Da qui cominciare a vedere le cose come ruvide, selvagge, o con un lato selvaggio, quantomeno, e dunque imprevedibili, sorprendenti, inquietanti. Questo ci porta a considerare che tutto ciò che ci circonda non è facile come noi immaginiamo che sia, o meglio, è insieme facile e difficile. Ridurre la cosa a strumento è spesso inevitabile e tuttavia non la si esaurisce. Gli enti finiti sono passaggi, soglie, rapporti più o meno precari e contraddittori, nel contempo singolari e plurali. Non convertire ogni cosa secondo uno schema unico, seppure in innumerevoli variazioni, ma l'apertura a spazio-temporalità molteplici e differenti che ci attraversano, ci sono contigue, vicine, lontane, magari caratterizzate da temporalità disassate e da distanze incommensurabili. Fare un passo di lato per lasciare emergere e prendercene cura per quanto possibile la trama dell'interdipendenza delle cose, la sua bellezza come anche la sua lacerante asperità. Ottavo sviluppo. Vorrei soffermarmi per pochi istanti a considerare quella strana inversione di significato che a un certo momento nella storia letteraria del mondo anglosassone ha caratterizzato il termine wilderness, natura selvaggia.
ma che a poco poco si è diffusa praticamente ovunque. La storia di questa parola è alquanto interessante perché mostra in modo perspicuo il persistere di sensi sedimentati al di là di cambiamenti anche radicali intervenuti nel frattempo. Sono soprattutto Henry Thoreau e John Muir ad essere i principali riferimenti di quanto andrò dicendo, anche se la loro opera non può certo essere ridotta a questo frangente. L'amore per gli spazi incontaminati, l'avversione alla corruzione della società degli uomini, il rifiuto della proprietà e dell'utile come unico criterio, un sentimento travolgente della vita, porta Thoreau a seguire l'invito di Emerson a costruire un mondo tutto tuo. Costruisci un mondo tutto tuo. Il selvatico diventa per lui la cifra del ritorno alla natura, dove spirito e materia non sono più separati, e che lo porterà a dire con toni quasi spinoziani: in natura nulla si presenta in stato di morte. È Thoreau il grande poeta della natura selvaggia. John Muir invece è il vagabondo folgorato dalla sierra che lo porterà a diventare il principale artefice del sistema dei parchi nazionali statunitensi. La sua scrittura leggera, estatica, accattivante, è completamente assorbita dalla natura che lo circonda. Eccone un esempio. Salgo fin sulla vetta del Monte Hoffman, 11.000 piedi, il punto più alto che io abbia mai raggiunto nel mio viaggio terreno. Che grandiosi panorami ho attorno. Nuove piante, nuovi animali, nuovi cristalli e una moltitudine di nuovi monti molto più alti di questo. Monti sereni, maestosi, coperti di neve, inzuppati di sole, vaste cupole e creste lucenti e foreste, laghi, prati nei valloni e il cielo limpido azzurro disteso sopra ogni cosa. Gloriosa giornata di ammissione in un nuovo paese della meraviglia, quasi che la natura stessa mi avesse bisbigliato all'orecchio: vieni quassù. Si è detto incidentalmente, credo che tutti noi possiamo riconoscere in questo passaggio molte delle sensazioni che proviamo quando saliamo in montagna, tanto da apparirci come dei cliché ormai catturati dalle consuete, insistenti e stucchevolmente ripetitive immagini che compaiono nei social. Ora, il termine wilderness, che ricorre frequentemente nelle opere di questi due autori, come di altri, in un'accezione positiva, aveva precedentemente nella lingua inglese un senso del tutto diverso. William Cronan ha portato l'attenzione su questo strano capovolgimento. Egli scrive: ancora nel XVIII secolo l'uso più comune della parola wilderness nella lingua inglese si riferiva a paesaggi che generalmente portavano aggettivi molto diversi da quelli che attraggono oggi. Essere una zona selvaggia allora significava essere deserto, selvaggio, desolato, sterile. Le sue connotazioni erano tutt'altro che positive e l'emozione che si provava più facilmente in sua presenza era lo sconcerto o il terrore. E quindi Cronon cita la Bibbia di Giacomo, vale a dire la traduzione delle Sacre Scritture in inglese risalente al 1611, dove questo termine, che compare centinaia di volte, è usato per riferirsi a luoghi ai margini della civiltà, dove è fin troppo facile perdersi nella confusione morale e nella disperazione.
Quindi in ambito biblico, in un modo non dissimile da quanto abbiamo visto in Grecia e a Roma durante queste lezioni, il senso del termine natura selvaggia, wilderness, è connotato negativamente. In effetti, nell'Antico Testamento, wilderness traduce il sostantivo maschile ebraico midbar, che significa anche pascolo, da intendersi come un campo aperto dove vengono condotte le greggi, nonché terra disabitata, deserto o ancora grandi tratti di natura selvaggia intorno alle città. Nella versione greca dei 70 dell'Antico Testamento, la Septuaginta, che risale al III secolo a.C., questo termine ebraico viene tradotto con il sostantivo eremos, che appunto significa deserto, o al plurale eremoi, luoghi deserti, regioni solitarie. Dunque, come si legge nel grande lessico dell'Antico Testamento, Midbar denota territori aridi e semiaridi, che a motivo della scarsità idrica non sono adatti né all'agricoltura, né ad accogliere insediamenti rurali. È una terra che incute terrore ed orrore. Porterò un unico esempio fra i tanti, e lo prendo da Deuteronomio 32,10. He found him in a desert land and in the waste howling wilderness. Egli lo trovò in una terra deserta, in una landa di ululati solitari. Qui la natura selvaggia è una distesa desolata. Il termine che in Muir esprimerà il paradiso, nella Bibbia indica qualcosa di simile al caos primordiale. Non abbiamo tempo per approfondire in questa sede come si è giunti a ciò. Dovremmo soffermarci sull'influsso dei poeti romantici e soprattutto sullo sviluppo dei concetti di sublime, di pittoresco, partendo da Edmund Burke, passando per Kant, arrivando fino a Gilpin. Non importa, sarà per un'altra volta. Quello che mi preme sottolineare, tuttavia, è che questo rivolgimento di significato non muta la sostanza della cosa. Che la natura selvaggia sia considerata un luogo inaccessibile e ostile, o il regno della bellezza incontaminata da tutelare a tutti i costi, non cambia il fatto che la ratio alla base di queste considerazioni sia la stessa. È ancora la nostra mente separata a giudicare, anche quando siamo mossi dalla venerazione e non dalla repulsione nei confronti della natura. Prima di concludere, però, questo sviluppo, voglio almeno accennare a come la questione, almeno in Thoreau, non si limiti a questo, voglio ribadirlo. Anzi, nei suoi scritti si possono trovare numerosi spunti per quanto riguarda, ad esempio, l'ampliamento e la percezione dei suoni naturali in cui siamo immersi. Queste indicazioni sono state riprese e approfondite da musicisti e compositori come Alvin Lussier e Paulino Oliveros, per esempio. L'idea di collegare i nostri sensi a distanze non solo locali, ma anche lunghissime, all'attività elettromagnetica della Terra o alle atmosfere elettriche, insomma, portarci a sentire a livello di magnitudine terrestre, dove vi sono velocità prossime a quella della luce, è certo un modo per mostrare come i confini dell'umano siano quanto mai indeterminati e collegati a fenomeni che sono parte di noi senza essere noi. Nono sviluppo, l'ultimo
di questo ciclo di lezioni. Non le rigide separazioni, ma le contiguità innanzitutto. Cerchiamo di smussare lo schema binario che abbiamo visto caratterizzare il modo di pensare, che dà luogo alla storia fino all'antropocene, che poi è anche la storia tout court. L'idea dell'antropocene, ossia di una nuova era geologica in cui gli esseri umani sono diventati una forza geofisica su scala planetaria, tale da condizionare i processi geologici fino alla distruzione della Terra, dove vivono con altre entità umane, esprime, se non altro, l'esito ultimo e radicale dell'antropocentrismo, nonché l'urgenza di uscirne finalmente. Vi ricordo peraltro che sapete che c'è una grande disputa anche sulla denominazione di questa nuova era geologica, no? Alcuni hanno proposto altre denominazioni, Cthulucene, Donna Haraway, oppure Capitalocene, Bruno Latour. Quindi si discute anche su questo. Soprattutto queste due proposte vorrebbero mettere in discussione il riferimento all'anthropos che c'è appunto nella denominazione antropocene. Io invece credo che in qualche modo a questo punto di vista antropocene potrebbe essere vista come l'ennesima propaggine appunto che esce quasi da se stessa dell'antropocentrismo. In questo senso lo utilizzo. Dicevo urgenza, perché occorre ribadire che districarsi compiutamente da quanto abbiamo inteso con le nozioni di città, stato, piano del pensiero alla base dell'imporsi dell'agricoltura, ragione strumentale e quant'altro, non è pensabile, perché qui vale quanto Jacques Derrida dice a proposito della presenza piena che caratterizza la metafisica occidentale. Vale a dire, qualsiasi discorso che intenda distruggerla ricade nella riproposizione delle sue strutture e tradisce un desiderio di presenza che è ancora quello della metafisica che si intende abbattere. Questo tuttavia non significa che non sia necessario lavorare in direzione di un piano diverso di pensiero. Con il termine antropocentrismo intendo indicare l'atteggiamento che considera gli esseri umani in modo peculiare e privilegiato rispetto a qualsiasi altro ente non umano. Anche lo specismo, ossia il convincimento che vi sia una linea netta e indubitabile che divide gli umani dai non umani, è parte del problema. Infatti, riconsiderare il rapporto che l'uomo intrattiene non solo con gli animali, anche se questa mi sembra una delle priorità non ulteriormente procrastinabili, ma anche con i vegetali, con i minerali, con le nuvole, le stelle, le maree, insomma con tutte le cose che lo circondano, manufatti compresi, è il primo passo verso una ecologia intesa come ontologia radicale, che dalla percezione consapevole dell'interconnessione di tutti gli esseri si apra ad un pensiero della coesistenza, del Mitsein o dell'essere con, esteso a tutti gli enti che abitano la Terra e più in generale l'universo. Non un'ecologia come ideologia o sostenibilità, e nemmeno come ambientalismo, che per lo più si limita appunto a tutelare l'ambiente. Piuttosto, una maniera di riconsiderare il nostro essere nel mondo come coabitanti di un pianeta insieme ad altri esseri non umani. Non ci siamo solo noi qui.
e nemmeno siamo esclusivamente l'umano, vale a dire la forma con cui appariamo. L'uomo inteso come essere separato da ogni altra cosa non è che un abbaglio, uno spasmo della mente che perdura almeno dal Neolitico. Non sono infatti le parti estensive, per dirla con Deleuze, lettore di Spinoza, che definiscono la nostra esistenza nella durata? Ebbene, ora la biologia ci dice che il microbiota, vale a dire i miliardi di microorganismi, batteri, archea, virus e funghi che gremiscono il corpo umano, si trovano nelle vie respiratorie, nelle mucose della bocca, nell'intestino, sulla pelle, pur non essendo umani, ci permettono tuttavia di essere ciò che siamo e di vivere più o meno in salute, svolgendo basilari funzioni digestive, metaboliche o immunitarie. Peraltro, gli studi sull'organismo vivente hanno mostrato che l'informazione genetica contenuta in questi microorganismi, vale a dire il microbioma, è di gran lunga più grande rispetto al genoma umano. Più che umano, allora, ognuno di noi sarebbe un biosistema o una particolare tipologia di ecosistema. Pertanto, alcuni biologi avanzano l'ipotesi olobionte, ridefinendo in tal modo organismi come il nostro, che si distinguono per la convivenza simbiotica di agenti biologici con diverso DNA. Se questa teoria fosse confermata, la stessa teoria dell'evoluzione subirebbe una scossa, in quanto la variazione degli organismi non dipenderebbe soltanto dai geni, quanto piuttosto da un ologenoma costituito dal genoma dell'organismo ospitante più il genoma dei microrganismi che si trovano in esso. Più in generale, ciò porterebbe ad un ripensamento radicale dell'evoluzione, in quanto, secondo la teoria classica, l'individuo non evolve, mentre invece l'ologenoma, se davvero genomi diversi danno vita a una sola cosa, si evolverebbe come un unico individuo. Non è un caso, dunque, se a livello globale, passando a livello globale, come scrive Dipesh Chakrabarty, le spiegazioni antropogeniche del cambiamento climatico segnino il crollo dell'antica distinzione umanista tra storia umana e storia naturale. Forse però dobbiamo fare un passo più in là ed affermare in positivo che vi sono innumerevoli spazio-temporalità diverse che coesistono sia diacronicamente sia sincronicamente con noi e di cui, è il meno che si possa dire, dobbiamo tener conto. D'altronde noi non viviamo in un presente che insiste a nascere e morire in ogni attimo. Se camminiamo su questa terra, lo dobbiamo a tutta una serie di eventi remoti che hanno permesso il dispiegarsi della vita sulla Terra, dall'autoreplicazione della prima molecola ai cianobatteri, i quali 2,5 miliardi di anni fa, in un pianeta senza ossigeno libero, hanno cominciato a respirare come le piante, per convertire la luce in energia, emettendo ossigeno come prodotto di scarto, fino a saturare il sistema e a provocare un'estinzione di massa delle forme di vita anaerobiche. Insomma, il tempo che ci costituisce è piuttosto assimilabile a giganteschi strati posti l'uno nell'altro come scatole cinesi. Davvero vengono in mente le parole di Pascal: «Le silence éternel de ces espaces infinis
mes frères, il silenzio eterno di questi spazi infiniti mi atterrisce. Ecco che questa filosofia a venire, dunque, di cui si hanno già molte e diverse espressioni, sarà pratica, nel senso che investirà i sentimenti, i pensieri e i comportamenti, quello che i greci chiamavano ethos. Così come la politica, l'economia, le sfide globali. È tutto un movimento planetario e plurale che prende vita dalla ormai evidente non più tenuta e pericolosità per la sopravvivenza della Terra dell'antropocentrismo. Si tratta di un tremito inarrestabile che attraversa la filosofia, l'arte, le scienze e le diverse manifestazioni di un attivismo volto ad una nuova socialità nella quale l'attenzione non sia rivolta unicamente agli umani, ma anche ai non umani e al pianeta tutto. Questo non vuol dire che si debbano estendere i diritti ad ogni cosa, come si potrebbe concludere saltando subito alle conclusioni. Semplicemente non sarebbe possibile. Siamo esseri finiti e la vita si caratterizza per un insieme di rapporti che contemplano la morte. Per vivere devo mangiare. Anche non cibandomi di carne, devo comunque assimilare dei vegetali che per questo cessano di essere tali. Per debellare l'influenza, devo combattere il virus che l'ha provocata. Se amo il mio gatto, e lo amo, non solo dovrò sopprimere i parassiti che hanno fatto della sua pelliccia il loro habitat provocandogli delle infezioni, ma devo anche fornirgli la carne di cui ha bisogno per i suoi pasti, pur essendo io vegetariano. Se si reintroducono gli animali selvatici in montagna, occorre prevedere che qualcosa cambierà nell'equilibrio di quell'ambiente e che qualche manzo sarà mangiato dai lupi anziché dagli uomini, a meno che non si stallino delle particolari recinzioni. Insomma, la purezza sta completamente dentro il paradigma che considera l'umano come ente privilegiato, diverso da tutti gli altri. Non è questo il punto. Piuttosto, e ha un di più di responsabilità in un universo condiviso, ciò a cui dobbiamo accedere. Nessuno pensi che sia una cosa facile e indolore. Del resto, il senso e il valore accadono soltanto nella differenza. Nietzsche ha mostrato come una valutazione, una tramutazione, una trasmutazione, dice Nietzsche, vale a dire un punto di vista, una prospettiva, sia ogni volta necessaria. Nella genealogia della morale scrive: al di là di bene e male, se non altro questo non significa al di là di buono e cattivo. Infatti, dove tutto si equivale a dominare è il nichilismo, ossia lo svilimento di ogni valore che si riduce all'efficienza come unica pratica possibile, oppure, ed è il suo rovescio, a spandersi su ogni dove, è una compassione inane e sterile che non aiuta nessuno. I valori non sono già dati. Liberarsi dal nichilismo è possibile con un gesto che distingua le forze e così facendo crei ogni volta valore, senso. Aggiungo che nessun anelito di purezza può costituire il motore per un pensiero diverso. Su questo bisogna essere assolutamente chiari. Non si tratta di ripristinare una natura oramai corrotta o di distinguere e preservare quanto ancora non è stato raggiunto dal vortice distruttivo della civiltà o di cancellare o fingere di non vedere, voltare gli occhi dall'altra parte, il passaggio devastante dell'uomo sul pianeta. Ogni pensiero che s'attardi a distinguere il contaminato dall'incontaminato è ancora ragione strumentale, antropocentrismo, privilegio dell'uomo su tutti gli altri enti. È vero che il capitalismo non è soltanto un sistema economico,
ma anche una razio portata all'estremo che vive di sfruttamento e di rovine. Ma è altrettanto evidente che le ere geologiche sono puntellate da catastrofi e che le sole ecologie per cui valga la pena di combattere nascono, come scrive Anna Tsing, da perturbazioni nelle quali molte specie a volte convivono senza armonia o conquista. Dovremmo anche abituarci a guardare le devastazioni operate dall'uomo con occhi diversi, non certo per cercare una giustificazione allo scempio o un rinforzo al pessimismo e alla rassegnazione, quanto piuttosto per percepire la vita che, nonostante tutto, magari sotto traccia e offesa, resiste e perdura con l'ostinazione dell'erba che cresce nelle crepe del cemento. E direi di farlo con gioia, se possibile, perché, come recita una poesia di Wallace Stevens, l'imperfetto è il nostro paradiso. Notare che in questa amarezza la gioia, poiché l'imperfetto ci brucia tanto dentro, sta in parole precarie e suoni ostinati. Ora, per proseguire in questa direzione, credo che un tentativo potrebbe essere quello di ripensare quanto, sulla scia di Feuerbach, proponeva Marx, ossia la nozione di essere generico dell'uomo, Gattungswesen, come lo chiama Marx. Caratteristica dell'essere umano, infatti, è di assumere praticamente e teoricamente a suo oggetto il genere, tanto il suo che quello delle altre cose. Oppure, dice con altre parole lo stesso Marx, l'uomo si rapporta a se stesso come al genere presente, vivente, in quanto si rapporta a sé come a un essere universale e perciò libero. Il che vuol dire, da un lato, che l'essere umano non è limitato dalla riproduzione identica a se stessa della propria specie, come è invece il caso per Marx degli animali, e che dall'altro lato questa capacità è aperta nei confronti di ogni altro genere. Dunque è nell'essenza dell'uomo rapportarsi al suo e nel contempo ad altri generi. Al di là delle implicazioni metafisiche del pensiero marxiano, come la stessa nozione di essenza, ad esempio, la tendenza a considerare la terra come l'arsenale originario di mezzi di lavoro e dunque come mero piano di produzione per l'attività umana, e soprattutto l'ideale, vale a dire l'esigenza e il desiderio di una vita compiutamente presente che avvicina il suo pensiero alla religione, è interessante notare come Marx non concepisca l'umano come separato dagli altri enti, ma come rapportantesi nella sua essenza, lasciando per il momento indeterminato che cosa ciò voglia dire, al suo genere e nello stesso movimento a quello delle altre cose. Il rapporto con se stesso dell'essere umano è compreso nel rapporto con tutti gli altri enti. Credo che questo sia un punto ineludibile per qualsiasi pensiero che voglia dirsi ecologico. C'è anche da rilevare in negativo che, oltre alla natura, il lavoro nella società capitalistica rende estraneo all'uomo il genere, riducendogli la vita generica a mezzo della vita individuale, scrive Marx. Così l'essere umano perde la sua essenza, ma può alienarsi e dunque degradarsi a bestia solo in quanto l'essere generico dell'uomo non è definito, non è fissato una volta per tutte. Questa è la grandezza e la miseria dell'essere umano. Ora, tutti noi ricordiamo l'incipit del Capitale. Scrive Marx: la ricchezza delle società nelle quali predomina il modo di produzione capitalistico si presenta come una immane raccolta di merci, e la merce singola si presenta come sua forma elementare. Perciò la nostra indagine incomincia con l'analisi della merce. Ebbene, quello che qui viene tradotto con un'immane raccolta di merci
In tedesco suona eine ungeheure Weihrensammlung. L'aggettivo immane vale smisurato, ma anche spaventoso, orribile, e dunque una buona traduzione del tedesco ungeheuer, che è termine assai peculiare nella lingua tedesca. Infatti, quando traduce l'inizio del primo stasimo dell'Antigone di Sofocle, molte le cose tremende, Lena, nessuna più dell'uomo, Hölderlin rende il greco deinos con ungeheuer. Niente è più portentoso, mostruoso, orribile dell'uomo, prodigioso e o terrificante. Così può essere l'essere umano tra le molte cose che sono, a seconda che compia o che smarrisca il suo essere generico. Gli altri enti del nostro pianeta non sono a nostra disposizione. Come non vivono da soli, gli uomini hanno bisogno dei non umani e degli ambienti che dunque non sono anodini mezzi e piattaforme sulle quali proiettare i nostri desideri e realizzare i nostri progetti. La natura non è fuori di noi, terra di conquista o il che è lo stesso, bene da salvaguardare. Piuttosto, al di là di nozioni rese obsolete dall'urgenza che caratterizza il tempo che stiamo vivendo, è la connessione che ci lega ad ogni altro ente che occorre pensare e pensarla in tutti i sensi. Che questo comporti un riesame dell'uomo in quanto essere con altri e non soltanto con gli altri uomini è indice del grande lavoro che ancora resta da fare. Vi ringrazio.